sono importanti le distanze, noi speriamo di avvicinarci sempre di più alla meta. Ovviamente sono d'obbligo i saluti al tavolo della Presidenza, al segretario nazionale che oggi ci onoriamo di ospitare. Osservatori, complimenti per le emozioni, che devo dire ha trattato con pathos, intercalando delle situazioni locali in un contesto nazionale e rendendocela vissuta, una relazione nella quale con molta semplicità ci ha trasmesso, come dire, temi importanti d'attualità, quale la privatizzazione, sulla quale non spendo una parola, ma se non ci sbologniamo da questo problema, io penso che tutto il resto sarà ancora più gravoso da affrontare, perché se non eliminiamo il tema della privatizzazione, anche l'azienda rimane bloccata in questo gioco dal quale non sanno che via prendere. Quindi in questo, come dire, la nostra azione è energica, deve essere più energica, la rafforzeremo con i presidi davanti alle filiali a partire dal 13, stiamo ancora raccogliendo le firme e firmiamo tutti quanti, perché almeno, come dire, la nostra firma è un obbligo, è un dovere morale a difesa di un patrimonio che noi negli anni abbiamo costruito e che a nessuno sarà consentito, come dire, scipparci, perché lì ci sono 20 anni di sacrifici senza aiuto, senza nulla, che abbiamo fatto tutto con le nostre mani e con una sapiente guida di un'organizzazione sindacale grande qual era la CISL. Peccato che il nostro progetto di privatizzazione non sia andato in porto, perché laddove è andato in porto, come in altre realtà, io ho visto con piacere questo video sulla Svezia l'altra volta che mi ha aperto la mente, dove il sindacato è presente in tutti i consigli di amministrazione, dove tutti sono occupati, dove hanno un reddito altissimo, perché la chiave di volta per vincere la globalizzazione è stato che coinvolgere il sindacato e i lavoratori nella vita dell'azienda, renderli partecipi, renderli attori del loro destino. Allora, quello era il nostro progetto iniziale, purtroppo poi con l'avvento dei nuovi governi tutto questo è andato alle ortiche, quindi stiamo ancora a rincorrere. Oggi forse c'è un pensiero diverso che si sta facendo avanti e noi incalzeremo e saremo sempre lì pronti a fare la nostra parte. Ero venuto anche, come dire, speranzoso rispetto alle notizie che c'erano sulla chiusura del contratto nazionale, che ci faceva intravedere uno spiraglio anche in un discorso generale, però oggi anche dallo scambio di poche battute che ho avuto con il segretario nazionale ho capito che la situazione stagna e che probabilmente le motivazioni sono ben altre rispetto a quelle di facciata, quindi dobbiamo capire effettivamente l'azienda anche su questo tema, qual è la vera intenzione e che cosa ci nasconde. E poi volevo consegnare al segretario nazionale, giusto per non farlo andare via a mani vuote, qualche problema che è nato anche nel corso delle nostre riunioni, nelle nostre assemblee, visto che ancora il contratto è in fase di, come dire, se ne parla ancora, quindi ci sono dei margini. Allora, articolo 41, noi abbiamo avuto dei casi nella nostra provincia di persone, articolo 41 lo sapete tutti, quello delle gravi patologie purtroppo, quindi persone che avendo raggiunto il comporto massimo dei 24 mesi, poi l'abbiamo portata all'ufficio provinciale del lavoro per firmare, come dire, la cessazione dal lavoro imposta dall'azienda e avere i benefici della 335. Ebbene, lì abbiamo scoperto un aspetto spiacevole, che è questo: coloro che raggiungono il comporto dei 12 mesi, dei 24 mesi, seppur affetti da gravi patologie, nel momento in cui chiudono il rapporto di lavoro, il loro stipendio gli viene dato per 18 mesi. Per cui nel momento in cui firmano, la prima cosa che si devono fare dall'azienda è la restituzione di 6 mesi di stipendio. Allora, questo mi sembra una grave disparità, perché va bene il comporto dei 24 mesi nei 48 mesi per chi, tra virgolette, lo dico, è assenteista, per chi è affetto da patologie meno gravi, per chi per svista arriva a quella sommatoria, ma uno che è affetto da gravi patologie, che ci arriva perché è obbligato da una condizione di salute che non gli consente più di lavorare,
allora mi sembra una grossa disparità che debba perdere anche restituire quei mesi ed essere equiparato al lavoratore ordinario, diciamo, non affetto da quella grave patologia, perché se no non c'è più la distinzione tra una cosa ed un'altra. E poi, ecco, nella nostra realtà cosentina abbiamo due centri, il centro L2 di Cosenza, nel quale gli addetti lamentano che da anni, pur facendo delle attività lavorative tra virgolette un po' complesse, ma che equiparando il loro lavoro a quello che si fa negli altri centri di Roma e Palermo, mentre lì sono inquadrati nel livello C, ancora loro da anni sono al livello B. Abbiamo mandato una relazione alla segreteria nazionale, l'altra volta l'abbiamo inviata anche sulla mail del segretario Colombo. Io penso che anche questo, nella fase di quando si parla di inquadramento, possa essere oggetto di discussione. E l'altro è il centro di cyber security che c'è a Cosenza, un centro di eccellenza che riguarda la sicurezza interna nostra e si occupa anche di sicurezza esterna. Dopo l'avvento di Renzi c'è stato un attimo di restringimento sulle potenzialità di sviluppo di quel centro, però pur svolgendo un lavoro complesso dove è richiesto una padronanza informatica elevata e quindi, come dire, anche competenze eccellenti, anche lì sono ancora a livello D come inquadramento. Quindi anche, pur essendo un'attività lavorativa nuova, penso che debba essere, come dire, rivista come coso inquadramentale. E in ultimo, siccome a Cosenza e anche in Calabria si imperversa con i procedimenti disciplinari che sono all'ordine del giorno, il problema qual è? È che c'è un eccessivo sbilanciamento del potere disciplinare a vantaggio dell'azienda, nel senso che pure se uno si piglia una sanzione che è sbagliata e chi lo rappresenta nel giudizio riesce a dimostrare che è errata quella cosa secondo gli indirizzi contrattuali e le stesse norme che si danno all'azienda, comunque l'azienda, pur di non fare una figuraccia, non retrocede e comunque ti fa la sanzione. Scatta l'arbitrato. Non attivano l'arbitrato e quindi bypassano l'ufficio provinciale del lavoro e dobbiamo andare per forza in giudizio. Allora, questo intanto non è etico, perché quando si riesce a dimostrare la fondatezza, l'infondatezza di una sanzione, bisognerebbe, però dipende da quello che è l'indirizzo aziendale. Su questo io non so che margine abbiamo, perché all'ufficio provinciale del lavoro ci fanno una figuraccia, nel senso che c'è l'unica azienda che non attiva l'arbitrato e la conciliazione, c'è l'unica Posta Italiana, a proposito del ragionamento delle imprese nobili e meno nobili che si faceva prima, che faceva la collega di Catanzaro. In tribunale diventiamo ridicoli, perché intasiamo le aule di tribunale dove si parla anche di cose molto più importanti per una sanzione di un'ora e i giudici ridono dietro di fronte a queste questioni. Però questo, come dire, ci comporta un lavoro come sindacato notevole, perché poi come dire, il peso e la responsabilità anche di rappresentare, di portarle fino a quel posto è dell'organizzazione sindacale. Quindi in questo io penso, non so che margini ci sono, ma penso che debba essere una materia trattata. La chiudo facendo i migliori auguri a chi avrà l'onore e l'onere di portare avanti come dire, l'organizzazione in questo territorio e penso che tutti insieme possiamo fare un buon servizio per la Calabria, per l'SLP, per l'azienda Posta Italiana e per il futuro di tutti noi in Italia. Grazie.